Oggi siamo a Padova! Siamo in Piazza dei Signori, cominciamo a visitare la città da qui. Prato della Valle, meravigliosa, una delle più grandi e suggestive piazze d'Europa. E favolosa, circondata da un canale con le statue. E un'isola verde centrale chiamata Isola Memmia. Palazzo del Bo, la storica sede dell'Università degli Studi di Padova. Qui c'era una macelleria, un'antica locanda che si chiamava proprio Bo. Vi mostriamo qui sotto il portico, che è bellissimo. La Torre dell'Orologio con l'orologio astronomico, opera di Jacopo Dondi, e vicino c'è una colonna con il leone di San Marco. Si vedono anche segni zodiacali, ma manca il segno della bilancia. Tu sei bilancia? No, io vergine. E io pesci. L'osservatorio astronomico di Padova, che vista meravigliosa da qui. Stiamo visitando insieme Padova in Veneto. Beh, qui lo fanno tutti. Daniela, siediti sul leone. È docile. Tranquillo, cucciolo. Ci troviamo in Piazza delle Erbe. Al mercato ortofrutticolo. Il Palazzo della Ragione, chiamato Il Salone, con la grandissima sala pensile del piano superiore. All'epoca la più grande sala pensile, cioè sollevata da terra. L'arco di passaggio tra Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta si chiama Volto della Corda. Chiamato così perché qui i bugiardi e gli imbroglioni venivano colpiti sulla schiena con una corda. L'angolo opposto sotto al Volto della Corda prende il nome di Canton delle Busie, angolo delle bugie. Perché vi avvenivano gli incontri tra i commercianti. E qui sotto sono incise alcune antiche unità di misura padovane. Andiamo a vedere il mercato sotto il salone. Quindi qui sotto i portici ci sono botteghe storiche, negozi di alimentari, salumifici, bar e macellerie. E questa è Piazza dei Frutti. Ricapitolando, Piazza delle Erbe si vende la frutta, Piazza dei Frutti si vende la frutta. La Basilica di Sant'Antonio di Padova. In Piazza del Santo, Padova, la città del santo senza nome. Visitiamo l'interno, la cappella e altare dell'Arca del Santo. L'altare maggiore è incantevole. La cappella delle reliquie del tesoro. E qui ci sono naturalmente i classici souvenir, c'è anche il guantone di Sant'Antonio di Padova. Ci sono le candele, le statuette. E che scorci qui in centro, ci giriamo tra i palazzi. Continuiamo a esplorare Padova. Palinuro, l'ultimo capolavoro di Arturo Martini. Il Palazzo Moroni, sede del municipio. Scopriamo anche Padova Carrarese. I signori rinascimentali di Padova. Con la loggetta dei Bandi. La piccola chiesa di San Clemente. Siamo in Piazza del Duomo, c'è il Palazzo del Monte di Pietà. Ci giriamo, c'è il Battistero di San Giovanni Battista. La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta. Andiamo a visitare l'interno del Duomo di Padova. La Cappella della Madonna dei Miracoli con icona. Il Teatro Verdi. Piazza Garibaldi. Passeggiamo nei giardini dell'Arena. L'area verde storica della città. Piazza Cavour. La Basilica di Santa Giustina. Nella basilica troviamo il sepolcro di San Luca Evangelista, le reliquie di Santa Giustina e la pala del Veronese. Ciao Padova, da dove al sud? Ciao da Daniele e Daniela. Vi raccontiamo le bellezze di tutta Italia. Ciao.